questa terza edizione è stata più popolare dell'anno scorso. Ci sono stati molti improvement dalla selezione degli chef del VIP, dalla selezione dei ristoratori italiani che ci sono qua alle Hawaii per la festa in strada e anche dall'intrattenimento. Comunque c'è stata tanta domanda e richiesta anche da fuori dalle Hawaii, gente che è italo-americana o cantanti che volevano venire qua alle Hawaii proprio per performare la festa italiana alle Hawaii. Quindi sta diventando più popolare. Tre anni fa, quando eravamo sul comitato del Friends of Italy Society of Hawaii, che è un'organizzazione di italiani qua alle Hawaii, dove i soci possono avere accesso, sai, a cene, corsi di italiano, corsi sulla cultura, tradizioni. E eravamo in quattro inizialmente che abbiamo cominciato questa idea. Di fare un festival italiano qua alle Hawaii. Non ce n'è mai stato uno e a chi non piace la cultura, il vino, il cibo italiano. Quindi abbiamo deciso di cominciare. Era un progetto abbastanza molto, molto lontano, ma tu che comunque ci hai seguito fino al primo anno, abbiamo visto proprio una crescita nell'evento. E per gli ultimi 2 anni era stato fatto sempre da noi, ma sotto l'Associazione degli Italiani qua, Friends of Italy. E quest'anno o l'anno scorso abbiamo deciso comunque di farlo separato, anche perché comunque c'erano come posso dire, degli ostacoli tra avere un'organizzazione che è un non profit, tipo un club sociale, e fare un evento così grande. L'evento è cresciuto più grande del club. Quindi, avendo la forza di un bel team, abbiamo deciso di farlo separato. E da ora in poi il festival italiano sarà sempre separato ed è stato organizzato da questo gruppo che si chiama Chaloa Group. Chaloa, che è un gruppo di persone che mettono in piedi il festival. E il tema di questo festival è dove il ciao incontra l'aloha, e aloha è il sinonimo di ciao in italiano. E praticamente festeggia l'unione della cultura italiana e della cultura hawaiana. Quindi diamo spazio anche ai venditori o ai performanti hawaiani di esprimere il loro sapore italiano, per dire. Ciao Zee! Grazie per essere Hello! No, I speak too much. We're gonna start again. That's okay, just I'm gonna keep rolling, you can cut it. Ciao Zee! Ciao Zee! Thank you for coming everybody to Italian Festival, see you again next year. Salute! Ciao Aloha! Ciao! Mi sembra erano sui 480 registrati italiani qua alle Hawaii. Quindi questa è gente che ha lasciato l'Italia ed è legalmente registrata come residente qui alle Hawaii. Ce n'erano quasi 500. Quando facciamo il rapporto della festa alla popolazione di Honolulu, quest'anno abbiamo fatto all'incirca 8-9 mila persone. Durante tutto il giorno, durante praticamente la durata di tutto l'evento. Fai conto che a Honolulu ci sono 1 milione
e 100 o qualcosa così di persone, quindi è un evento abbastanza grosso per la comunità. È stato votato l'anno scorso anche tra i 5 eventi etnici più grandi qua alle Hawaii, o comunque più rilevanti. È molto popolare, ci sono progetti per il futuro di portare più tradizioni e più intrattenimenti culturali direttamente dall'Italia, ci sono comunque gruppi folcloristici che vanno in giro per il mondo proprio in queste feste, queste manifestazioni, ed è un progetto a lungo termine, ci vorranno un pochino più di anni, però in 3 anni non sta andando male. Cultura italiana è molto ben vista. Io comunque sono in America da più di 10 anni e ho visto anche non solo alle Hawaii, in America in generale, come la cultura italiana sia molto apprezzata. È quasi un come dire, quando tu incontri le persone qua e dici che sei italiano, arrivi dall'Italia, già ti vedono in una luce un po' diversa, ti rispettano. Perché comunque la cultura del cibo, della famiglia, dell'intrattenimento, della moda, cioè tutte queste cose sono molto rilevanti qua in America, e specialmente alle Hawaii, che è un posto che io quasi difenderei, che è diverso dal resto dell'America, come cultura, come clima, comunque come tante cose, ha tante similitudini con l'Italia. La cultura del cibo, per esempio, e della cena, della famiglia, degli amici, dell'onore e della bellezza del posto, comunque una bellezza diversa, tropicale, che si può collegare alla bellezza dei paesaggi italiani. Ci sono tante connessioni, e abbiamo proprio scoperto che attraverso un evento così semplice, che sarebbe, far vedere la cultura e le tradizioni italiane qua alle Hawaii, c'è tanta domanda, e inoltre avendo la connessione e dando la possibilità alle persone locali, ai ristoranti locali o ai cantanti locali di esprimere il loro gusto italiano, hanno anche questa sfida, ed sta diventando molto popolare. Ma quando viene le nuove ragazze, le atterrate in mare, te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è andato.
Giulia Sanguavinta bene sai. Allora, ciao a tutti dalle Hawaii per il patrimonio italiano, e in hawaiano si dice Aloha, Aloha patrimonio italiano.